Intanto diciamo subito ai nostri amici che c'è un documento importantissimo che vi faccio vedere. Ci sono scritti qui i retroscena economico-finanziari della geopolitica mondiale e mondialista. Qualora qualcuno fosse interessato, possibilmente se è un amico di Roma, gli diamo questo lavoro che è di una ventina di pagine. Qui dietro si trova di tutto e di più, però soprattutto la capacità di capire ogni volta che viene fatto qualcosa nel mondo e soprattutto in Italia, che dietro c'è sempre un retroscena, e questa è la prima cosa. La seconda cosa, vi consiglio di prendere in considerazione gli scritti del professor Ermanno Bencivenga, titolare della cattedra di filosofia all'Università della California. Ermanno Bencivenga ha scritto una ventina di libri, uno più interessante dell'altro. Uno di questi libri è questo qui. Dal quale traiamo una citazione che è molto importante, perché parlare di filosofia vuol dire parlare di logica, parlare di logica vuol dire parlare di politica, capire la politica vuol dire saper interpretare gli strumenti che utilizzano i cosiddetti politici per dominare i popoli. E allora qui c'è una frase molto significativa di uno dei più grandi maestri della politica, che è stato Niccolò Machiavelli, il quale Niccolò Machiavelli, per imparare che cos'è la politica, si è ispirato all'opera di Tito Livio, tant'è vero che il pensiero più importante, monumentale opera di Tito Livio, tant'è vero che la sua opera fondamentale non è Il Principe e nemmeno le storie fiorentine, ricordiamoci bene che è tutta roba da leggere. Però se voi volete vedere come quest'uomo è riuscito a capire le origini e le ragioni della grandezza di Roma, e queste le trovate nella prima decade di Tito Livio. Tutto nasce dall'impronta filosofica dominante nella popolazione. Se quell'impronta è positiva, è concreta, costruttiva, ideativa, creativa e quant'altro, è una funzione che porterà vantaggio per secoli a quella società, come è successo in varie società, fra esatto. cui noi conosciamo bene quella della Repubblica di Roma del 753 fino al 100 a.C. più o meno, quando hanno cominciato le guerre sociali, no? Ecco, infine a quel punto lì, cioè 650 anni abbondanti, sono stati quelli che hanno diciamo ricevuto la carica fondamentale, l'enfasi proprio, no? Del pensiero creato socialmente con il contributo di tutti i cittadini romani, che allora erano davvero cives, con tutte le accezioni che uno gli vuole dare, e che quindi aveva dentro di sé il messaggio culturale ideologico che ha fatto grande Roma, perché Roma è diventata grande con la Repubblica, l'impero è stato solo la fase operativa, diciamo finale. Il consolidamento della Repubblica. Il consolidamento, ecco. Nel momento in cui sono nate delle personalità eccezionali, le quali avevano tutto il diritto di comandare. Certo. E queste personalità eccezionali hanno creato l'impero. Perché hanno creato l'impero? Perché hanno creato una struttura dove chi comandava... Ma nati sotto il segno di Romolo e Remo, cioè quella filosofia lì che si è estrinsecata perfettamente nella vittoria su Annibale. Perché va ricordato che quelli erano dei coccio i romani,
perché quando iniziarono le guerre puniche c'erano circa 18 milioni di abitanti in Italia, quando sono finite le guerre puniche c'erano 6 milioni, ogni famiglia aveva avuto due morti, ogni come famiglia. Minimo. Su tre ne erano morti come due. Come nella Grande Guerra 14-18. Molto di più, ma per fare un esempio, insomma, molto. In proporzione, ovviamente. Cioè, quindi avevano subito tutto quello che c'era da subire, avevano disboscato i boschi, avevano preso tutte le risorse che c'erano da prendere sul territorio e pur di vincere, e quelli hanno vinto, hanno avuto la capacità di soffrire per generazioni pur di vincere, quello che tanti figli di puttana che oggi dicono ma tanto vai a sbattere contro il muro di gomma, che cazzo fai a fare l'opposizione, la facciamo e noi siamo convinti, perché noi non vinceremo, ma i nostri pronipoti probabilmente, se noi teremo duro, sì. Ed è questa la filosofia che ha reso grande i romani, poi con l'impero, ma dopo con l'impero, prima nella piccola espansione attorno a Roma, che gli altri si sacrificavano, ma Roma con i veglienti ci ha avuto 14 guerre, 200 e passa anni di guerre, alla fine hanno vinto loro, e i veglienti non erano degli stronzi. Direi di sì. L'altra cosa che volevo dire è questa, perché pochi lo sanno, noi pensiamo che i cartaginesi fossero una popolazione del cazzo. Erano i fenici, stiamo scherzando. No, voglio arrivare ad altro. Dedita a commerci e quant'altro. In realtà i cartaginesi è come dire una popolazione italica, perché i cartaginesi per secoli hanno dominato ma il sud Italia. Ma c'erano le colonie in Magna Grecia, in Spagna, ma soprattutto nel Medio Oriente, anche in Italia. Ma soprattutto nel sud Italia, certo. Soprattutto la Sicilia. Quindi certo. Non è che questi qui fossero così dei parveni, non lo erano affatto. Questo per dire che le guerre puniche erano guerre vere. La battaglia più grande storicamente documentata, la battaglia di Alalia, che è stata combattuta nelle vicinanze delle coste sarde, in una alleanza fra etruschi e cartaginesi contro i greci. E hanno vinto loro. E quello ha permesso il dominio del Tirreno dal 540 o 440, adesso non me lo ricordo, non mi viene in mente bene, per quasi due secoli, finché poi è arrivata Roma che ha scompaginato tutto, e che appunto in la prima battaglia di Ostia fu vinta dai romani contro i cartaginesi alleati con gli etruschi. E non a caso nel periodo delle guerre puniche, attorno al 200 avanti Cristo, e non a caso l'Inghilterra, nel famoso incontro di Teheran in cui si discusse della ripartizione, si far ridiventare l'Italia un paese con molte nazioni, e beh, adesso ci stanno arrivando comunque, perché la questione lenta, graduale delle regioni, dove nelle regioni sempre più hanno spicco i governatori di dette regioni, altro non è che lo scopo di suddividere ulteriormente di nuovo l'Italia a quello che era l'Italia, avendo sempre per epicentro il prete, era l'Italia prima dell'unificazione, che fu aiutata e voluta da francesi e inglesi nella previsione di poter controllare l'intera Italia. Comunque, tornando a questo bellissimo libro, l'autore cita una frase che io voglio leggere perché è molto importante, tratta dai discorsi sulla prima decade di Tito Livio. Molte volte le opere che paiono pie e da non le potere ragionevolmente dannare diventano crudeli e per una repubblica sono pericolosissime quando non le siano a buona ora corrette, a buona ora fin dall'inizio corrette le opere pie. Chiaro?
il discorso mi pare molto chiaro e non c'è bisogno di citare Machiavelli per dire che era uno che la sapeva lunga. Tu vuoi leggere qualcosa da qui? No, perché allora questo pamphlet, diciamo, messo insieme abbastanza ferruginosamente, pure se dichiara e propala dei concetti abbastanza condivisibili, però io personalmente, non so Giorgio, non sono affatto d'accordo sulle conclusioni che tirano questi signori, perché quello che viene descritto è abbastanza attendibile sotto vari profili, ma poco attendibile sotto il profilo della legalità oggettiva, nel senso che non basta che un documento sia legale per essere poi operativo, bisogna che questa legalità sia riconosciuta fra tutti, non inter nostro soltanto, ma esternamente, urbi et orbi, ecco, diciamo così. Quindi quello che viene affermato qua è vero se viene preso sostanzialmente come concetto, come idea o anche come atto legislativo o atto trattativa internazionale o quello che volete, ma poi sulla conclusione, sulle modalità di coordinare questi concetti e riuscire a poi dare una modalità di pensiero univoca e agibile e attuabile, io non sono affatto d'accordo, tant'è che pur apprezzando il lavoro che fanno gli amici dell'OPPT e dei legali rappresentanti eccetera eccetera, insomma, con le varie denominazioni che hanno assunto nel corso degli anni, però non è questo il modo di rappresentare la realtà oggettiva, cioè ci sono dei tasselli che mancano per poter descrivere questa posizione giuridico legislativa, intellettuale, filosofica eccetera, sullo stesso piano di quella della realtà oggettiva attuale. Quindi non può essere contrapposto legalmente e soprattutto costruttivamente, fattivamente, a questa nostra realtà oggettiva che ci circonda, al nostro paradigma, diciamo così. È un paradigma che può essere poi, però, se avviene il catalizzatore è sempre l'opinione pubblica di massa, la presa di coscienza di massa. Se non c'è questa presa di coscienza di massa e il coinvolgimento di queste idee e questi concetti, come dicevamo a proposito dei romani, se i romani non fossero stati una unità di cives compatta, consolidata, solidale, monolitica, la forza morale che poi ha assistito nei secoli e che poi ha portato anche alla forza effettiva anche militare dei romani non sarebbe stata possibile. Quindi questi concetti qua espressi qua sono senz'altro validi sotto il profilo filosofico, teorico eccetera, ma poi bisogna portarli in atto, e fra questo e l'atto esiste la forza. Se non c'è la forza di far valere i propri concetti e le proprie idee, la romanità non esiste, in senso fra virgolette, no? Certo, va bene. Allora, detto questo, abbiamo un'altra informazione da dare, perché nessuno ne parla. Quando si parla di questi vaccini non si cita mai il codice civile e il codice penale. Questo è un libro che raccoglie tutti i codici relativi alla legislazione farmaceutica. C'è anche il codice della tutela del malato, eh? C'è il codice della tutela del malato, ma questo dei diritti del ai malato. Fini nostri è leggermente più importante. Però anche lì ci sono alcuni punti nel codice del malato, di tutela del malato, dove questa situazione attuale può essere messa in dubbio e anche in perdita, nel senso di sconfitta. Ma se nessuno lo utilizza?
Io non ho visto nessuno che in questi dibattiti televisivi parli del codice del malato, infatti, della tutela del malato. E tu pensa i genitori, i parenti che vogliono assistere il diritto, come detto, il diritto, il malato, non possono entrare. Ma non sanno nemmeno il codice, ma non immaginano nemmeno che ci sia. Comunque questo è il codice delle leggi relative ai farmaci. E allora vogliamo leggere qualche cosa e dandone la spiegazione. Decreto ministeriale 15 giugno 1966, tariffa nazionale dei medicinali. Sempre nell'ambito di questo decreto, articolo 443, commercio o somministrazioni di medicinali adulterati, guasti e adulterati. Qualsiasi medicinale che non sia giustificato. Ma noi l'abbiamo denunciato tantissime volte. Appunto. Abbiamo lì, oltre al 440, c'è tutta la serie dei 440, 1, 2, 3, 4, 5, che sono una decina. E uno più vincolante dell'altro nei rispetti del procedimento di assunzione dei farmaci. Se tu non mi fai vedere che il farmaco che è messo in circolazione è imposto col terrorismo, c'ha tutte le validificazioni, questo farmaco va considerato guasto, adulterato e portato alla termodistruzione. Articolo 443, commercio o somministrazioni di medicinali guasti. Ti interrompo un attimo, noi queste cose qua le abbiamo denunciate 5 anni fa, 6 anni fa, 8 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa, un anno fa, ci siamo rotti il cazzo. Basta, adesso lasciamo campo agli altri, però molto, in tutte le querele che ho visto in questi ultimi mesi, che noi l'abbiamo depositata l'ultima il 31 dicembre, ottobre del 2020, abbiamo deciso di non farne più. Da allora, io non ho, una sola volta ho visto una querela o una diffida, era una diffida che non conta proprio un cazzo, dove c'erano appunto citati questi articoli di legge del codice penale. Questo per capire e far capire a voi che molti di quei paladini che si sono inventati fautori del dissenso e dell'opposizione al regime, in realtà non stanno un cazzo. E quindi non possono fare legittimamente il dissenso. Ripeto, articolo 443. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti. Quindi tutti questi medicinali, tutti questi vaccini sono da considerarsi guasti o imperfetti. O infetti addirittura. È punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a lire 40.000. Ci riferiamo a delle norme di legge che devono essere comunque modificate, perché le 40.000 di allora rappresentano 4-5.000 euro di oggi. Certo. Giurisprudenza. La adulterazione, la contraffazione di sostanze medicinali è considerata come circostanza aggravante dell'adulterazione delle sostanze alimentari. Essa richiede perciò il concorso di tutti i requisiti preveduti per la detta ipotesi e quindi anche la pericolosità per la salute pubblica. Loro stanno propagandando dei prodotti pericolosi per la salute pubblica, vanno tutti fatti fuori. Come dimostrano gli effetti collaterali che loro dicono che sono assolutamente incompatibili con la vaccinazione, quando muoiono decine e decine, per non dire ormai centinaia di persone, per vari tipi di infarto, vari tipi di malattie come si dice? Collaterali che voi negate, inesistenti. Questa è la cosa più importante. Articolo 730. Guardate che tutto quello che cercano di fare questi delinquenti che stanno al governo, delinquenti puri, è stato codificato tanto tempo fa. Guardate questo. Articolo 730. Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive. Stanno parlando adesso di somministrare i vaccini di cui non sappiamo che cosa c'è dentro, che sono pericolosi o nocivi, ai minori.
ed è previsto da un articolo della legge. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni 16 sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a lire 200.000 di allora, corrisponde a 4-5.000 euro, a 10-20.000 euro di oggi. Avete capito, cari amici, che cosa potete, se volete fare ricorso contro questi delinquenti, che cosa potete citare? E non è ultimo. C'è un'ultima cosa che è importante, che è il reato di comparaggio. Perché questi signori che compaiono in televisione e che palesemente sono pagati dall'industria, quando dicono le loro cazzate e soprattutto minacciano i cittadini, devono essere tutti carcerati perché lo sono per il reato di comparaggio. Infatti è possibile dimostrare in maniera molto semplice, basta processarli e i testimoni escono fuori, perché costringi i dirigenti dell'industria farmaceutica a dichiarare esattamente quanto è stata data a questi personaggi. Non ce n'è uno che se ne salva. E non ci può essere salvato uno di questi, perché quelli che parlano in televisione sono tutti pagati. Gli altri, quelli che non sono pagati, non li fanno parlare in televisione. A noi non solo non ci pagano, ma non ci chiamano neanche. Ci hanno mai chiamato. Mentre, per esempio, il signor Diego Fusaro, Alessandro Meluzzi, eccetera, eccetera, li chiamano, sono presenzialisti oramai da anni e anni in televisione, nei talk show di vario genere, a noi e anche gli altri amici nostri non ci chiamano mai e non ci sperate mai che ci possano chiamare, perché se ci chiamano succede un casino. Sì. Interessante vedere quello che dice il magistrato. Ovviamente, cari amici, questo è un libro che contiene un'infinità di informazioni e tra l'altro c'è anche una selezione delle sentenze. Allora, è una sentenza che mi piace e ve la leggo. È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sotto il profilo della violazione del principio della libertà di iniziativa sancita dall'articolo 41 della Costituzione, dall'articolo 162 secondo comma testo unico 27 luglio 1934 numero 1265, modificato dall'articolo 4 legge 1 maggio 1941 numero 422, il quale consente all'amministrazione di negare la registrazione di una specialità medicinale quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica, in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia del caso specifico, ovvero sia la lotta, sotterranea o meno, ingaggiata dalle multinazionali per imporre il loro vaccino con la corruzione, perché loro impongono i loro prodotti solo con la corruzione, è palesemente da sempre, non da illegale. Quando c'è un prodotto che sia riconosciuto valido come tale, basta ed è sufficiente. Se tu fai una concorrenza fra prodotti, peraltro nessuno dei quali riconosciuto ufficialmente come valido, è una situazione tale da richiedere ovviamente l'utilizzo, che ne so, delle vecchie galere. Se non ci fosse una categoria così malsana, così intrisa, così pervasa e infiltrata di delinquenti infami che si chiama magistratura, perché su 14.700 ce ne sono almeno 12.000 di delinquenti allo stato puro, come ha fatto evidenziare anche Palamara, tanto certo, per dirne una. Qualche tempo fa Palamara disse che il capo della cupola non era uno qualunque, era un certo signor Giorgio Napolitano, ha detto Palamara.
cosa che noi sapevamo bene e che abbiamo denunciato in centinaia di querele, non qualcuna, centinaia di querele, perché un delinquente come lui, che è preposto come quest'altro delinquente attuale, che è preposto al controllo e alla tutela del diritto, diciamo, costituito da, in Costituzione, avrebbe l'obbligo e l'onere, oltre che il diritto, di intervenire quando vede delle lesioni della volontà costituzionale, costituzionalmente garantita. E invece che cosa fanno? Fanno finta di niente. Silenzio più assoluto. Ectoplasmi. Questo non va bene. E Palamara è uno che se ne intende. Li conosce bene dall'interno. Quindi. Gli accordi del 1943 tra Democrazia Cristiana, Chiesa Cattolica, Partito d'Azione e Mafia, il Partito d'Azione non ascoltava mai cosa tu certo. Questi tre gruppi di potere hanno esercitato il loro potere in Italia con una preferenza già in Sicilia. Nel trattato quello vicino a Siracusa. Cassibile, di Cassibile, già nel trattato di Cassibile erano lì presenti tutti e tre questi poteri e mancava il rappresentante degli industriali che era il signor Agnelli, non Agnelli lui direttamente ma un emissario degli Agnelli. Tutti d'accordo e amici degli italiani. Articolo 170. No, bisogna dare atto di una cosa, che effettivamente l'Italia era ormai chiaro che aveva perso. E andava fatto un armistizio, ma si poteva fare un armistizio molto più efficace, molto più tutelante gli interessi degli italiani, eccetera, eccetera. Non avremmo avuto l'occupazione abbiamo avuto per quasi 4 anni, ufficialmente, che poi l'occupazione... Ufficiale, più occupazione di quella. È ancora dura, noi ci abbiamo... Prima di prendere una decisione si consultano sempre con l'ambasciatore americano. Sì, sì. 113 basi americane in Italia, che vuol dire? Vuol dire che siamo ancora sotto occupazione. Articolo 163. Non possono in nessun caso essere registrate specialità che vantino A. proprietà ed effetti contrari in qualsiasi modo alla morale e al buon costume. Quindi la legge c'è per vietare le operazioni che fanno a danno di questi poveri ragazzi convinti che non sono, si trovano male nel proprio sesso. La legge c'è. Virtù che vantino virtù terapeutiche speciali per quelle infermità che sono determinate dal regolamento. Tutti questi vaccini che non sono stati registrati sono fuori legge e i produttori vanno carcerati e i promotori vanno carcerati. Questi avevano un'autorizzazione alla commercializzazione del tutto temporanea. Quando vedi che hanno tutti questi effetti negativi, tu li devi ritirare, perché vuol dire che il test, le prove di laboratorio e anche le prove su cavia non sono state effettuate bene. Cioè quella gente qui dovrebbe andare in galera solo per questo. Ma l'ergastolo però. Certo. Articolo 164. L'autorizzazione a produrre specialità medicinali e la concessione della registrazione, secondo i precedenti articoli, sono soggette a revoca. Ma quando mai queste specialità sono state registrate? Chi le ha registrate? Oltretutto. E qualora le avessero registrate, devono essere revocate. Rispondi, dai. No. Conclusione. Articolo 170. Articolo 170. Il medico o il veterinario, attenzione, il medico o il veterinario, che ricevano per sé o per altri denaro o altra utilità, ovvero ne accetta... Ma questi sono proprio stipendiati oramai, sì. I dottori dell'ASL sono oramai stipendiati. No, lascia stare questi qui, adesso li hanno esclusi e ci avevano le loro ragioni, perché devono far parlare quei 4 delinquenti che parlano alla televisione.
E sono loro che hanno beccato i soldi, e noi lo sappiamo. Articolo 170. Il medico e il veterinario che ricevono per sé o per altri denaro o altra utilità, ovvero ne accettino la promessa allo scopo di agevolare, con prescrizione medica o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda di lire 80.000-200.000. È evidente che questa è una situazione che è stata scritta negli anni 40, quindi ovviamente sarebbero euro, 80.000 euro. Ma di più? Guarda, 35 volte. Io ho fatto il conto nel 2010, facendo una codifica di 80.000 da 80.000 euro a 200.000 sì, euro. Sì, sì. Hai capito? I 30, vari bassetti. 35 volte il valore, allora, gli anni 40 a oggi è 35 volte in euro. I vari bassetti che vogliono la scorta perché devono essere protetti, la scorta però dai in galera. La pena è sempre dell'arresto in caso di recidiva. Quali più recidivi di questi stronzi che si vede lontano un miglio, che parlano dicendo quello che hanno imparato a memoria? Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, e nel caso nostro ce ne sono tante, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati. La condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione, quindi questi signori che continuano a fare i primari in ospedale. E che fanno buttare fuori dall'ordine quelli fuori, che invece dicono la verità. Esattamente. E noi cercheremo di penalizzare anche i vari responsabili degli ordini, i quali cacciano degli ordini proprio quelli che dicono il vero. Dopodiché ritengo che ci sia nient'altro da aggiungere. Questo me lo lascio in eredità, Quando muoio. Certo, quando muoio, tocca alle valle. Sì. Quando muori mi devi dare in eredità. Terque quaterque testiculis tactis. E con ciò, cari amici e amiche, vi salutiamo. Sempre so long. Sempre. Laudetur. Priapus. Priapus. Io c'avevo gli occhiali. Non sono caduti? Ah, eccoli. Allora.